In questo video parliamo delle donne e della donazione del sangue. Le donne che donano il sangue, le donne che ricevono il sangue per curarsi. Per prepararlo abbiamo fatto un breve ma intenso viaggio nei reparti ospedalieri dove il sangue viene donato e trasfuso. Abbiamo incontrato i medici e il personale sanitario che svolgono questo prezioso lavoro. Abbiamo anche parlato con le donne donatrici, le volontarie dell'AVIS, l'Associazione Volontari del Sangue. Per prima cosa abbiamo intervistato la dottoressa Raffaella Berti, che è il primario del centro trasfusionale della nostra ASL, a cui abbiamo posto molte domande. Le prime riguardano la sua professione e il reparto ospedaliero che dirige. Il mio ruolo è di direttore di questa struttura, che è una struttura complessa, che si snoda su 3 ospedali, e quindi l'attività è quella di coordinare tutta l'attività nel miglior modo possibile, garantendo da un lato la soddisfazione ovviamente del paziente in primis e del donatore, e poi non come secondo obiettivo quella del personale che ovviamente lavora in questa struttura. In principal modo noi raccogliamo sangue, cellule vive, che devono poi essere trasfuse e quindi date a pazienti che ne abbiano reale necessità. Tutto quello che comporta ovviamente l'analisi di queste cellule, di questo sangue, è opera nostra, quindi abbiamo dei laboratori qualificati che devono testare la qualità di questo sangue, in particolare che non ci siano virus all'interno, i gruppi sanguigni e eventualmente la ricerca di anticorpi che possano danneggiare chi riceve il sangue. Molto importante nella nostra attività è anche trasportare questo sangue dove c'è necessità, quindi tra un ospedale e l'altro, e infatti l'attività di questa azienda si espande su 3 particolari presidi ospedalieri, che sono Porto Gruaro, San Donà e Jesolo, dove abbiamo sedi di raccolta per i nostri donatori. Quindi trattiamo poi anche pazienti, ovviamente. Una volta che noi abbiamo raccolto questo sangue, lo trasfondiamo dei pazienti con particolari patologie, ma non solo. Facciamo anche delle terapie idonee, che sono per esempio infusioni di ferro per soprattutto pazienti donne che abbiano carenza di questo importante metallo, che serve alla formazione appunto dei globuli rossi. Facciamo dei salassi, viceversa, togliamo del sangue a chi invece ne produce troppo. Quindi abbiamo un'attività collaterale anche di medicina trasfusionale vera e propria. Nei 3 presidi abbiamo circa 30 persone che ruotano, senza contare che poi ci sono dei momenti in cui abbiamo anche aiuti dall'esterno e quindi possiamo arrivare anche sui 35-40. Sono laureata a Padova e sono specialista in ematologia, quindi nelle malattie del sangue, e una parte degli studi di questa specialità riguardano proprio le trasfusioni. Quindi è stato un percorso già a livello di studi. La dottoressa Berti ci ha spiegato che mentre studiava all'università ha lavorato per l'AVIS, l'Associazione dei Volontari della Donazione del Sangue. Così le abbiamo fatto delle domande sulla donazione del sangue, che ricordiamo, in Italia è volontaria e gratuita. La donazione del sangue è indispensabile, in quanto il sangue non si riesce ancora a costruirlo in un laboratorio. Come anticipavo prima, noi dobbiamo raccogliere cellule vive, cellule che siano funzionanti e che quindi vadano a sostituire le mancanze che hanno certi pazienti, proprio perché non riescono o più a produrle, oppure vengono distrutte magari da qualche terapia, oppure in qualche incidente massivo, quindi una perdita, un'emorragia massiva, in cui noi dobbiamo sostituire questo sangue in tempo anche rapido, perché il rischio è la vita eventualmente del paziente. Quindi il sangue non si può creare in un laboratorio, il sangue deve solo essere donato. Non abbiamo alternative alcuna in questo momento. Esistono vari tipi di donazione. Noi parliamo di donazione di sangue, ma non è del tutto corretto. La donazione di sangue può essere da sangue intero, ciò significa che è la donazione più comune, è quella dove il donatore dona
tutto il sangue che viene estratto attraverso un ago e riempie una sacca, come avete visto prima. Attraverso questo sangue viene poi lavorato, nel senso che il sangue intero, così come viene estratto, non viene più trasfuso ai pazienti. Dove vengono estratti i globuli rossi, che sono o emazie concentrate, come le chiamiamo, e il plasma e il buffy coat. Questo buffy coat significa che all'interno, tra i globuli rossi e il plasma che si viene a mettere al di sopra, perché è più leggero, perché non contiene corpuscoli, i globuli rossi invece sono più pesanti, vanno verso il fondo, in mezzo si viene a mettere i globuli bianchi e le piastrine. Quindi con una donazione noi riusciamo ad avere di sangue intero una sacca di emazie concentrate, quindi di globuli rossi. Possiamo fare delle piastrine da buffy coat mettendo insieme più donazioni di donatori, quindi almeno 5 donazioni, 5 buffy coat, possiamo fare una donazione di piastrine, e il plasma che ricaviamo lo mandiamo all'industria farmaceutica per poter estrarre quelle sostanze emoderivate, come avete detto prima, che possono essere utili poi ai fini terapeutici. Dopo la donazione di sangue possiamo invece avere delle macchine che si chiamano separatori cellulari, che riproducono alla poltrona del donatore quello che noi facciamo in laboratorio, quindi la separazione di questi elementi tra di loro. Quindi se vogliamo donare solo plasma, abbiamo un separatore che preleverà dal donatore tutto il sangue intero, lo fraziona, ci tiene solamente il plasma e ridà al donatore i globuli rossi, le piastrine e i globuli bianchi. Viceversa, se vogliamo fare la donazione di piastrine, faremo la stessa procedura, avremo un separatore che trattiene solamente le piastrine e restituisce al donatore quello che non ci serve. In questo momento sì, nel senso per quanto riguarda il sangue intero, proprio perché vengono fatti dei programmi annuali per l'autosufficienza nazionale. Cosa significa? Che se una regione, un paese ha necessità, può chiederlo eventualmente a chi produce di più. Quindi vi è una compensazione in questi termini. Lo stesso non possiamo dire per alcuni emoderivati, cioè sono delle sostanze che noi ricaviamo dal plasma che viene donato. I più comuni che possiamo ricordare sono i fattori della coagulazione, l'albumina, le immunoglobuline. Su questo abbiamo qualche problema in questo momento, quindi che provengono questi prodotti dalla donazione di plasma che viene poi inviata dalle industrie farmaceutiche che lo lavorano. Per quanto riguarda poi anche altri tipi di donazioni, insomma, diciamo che con questa compensazione, che può essere o regionale o nazionale, ce la facciamo. Certo è che i consumi stanno aumentando sempre di più e certe volte siamo costretti a posticipare eventualmente interventi programmati per una carenza improvvisa di sangue. A questo punto ci siamo concentrati sulle donne, a partire dalle donne donatrici. Possono donare come i maschietti, certo è che hanno dei limiti un po' maggiori. Il primo in assoluto è che una donna in età fertile può donare solo 2 volte l'anno sangue intero, quindi quella donazione completa di cui abbiamo parlato. Può donare tranquillamente plasma, può donare tranquillamente piastrine. La selezione del tipo di donazione più adatta viene fatta considerando vari fattori. Il peso della donatrice, per esempio, per donare bisogna pesare più di 50 kg per legge, ma per la donazione con i separatori cellulari, quindi in aferesi, quelle che abbiamo parlato, quindi di plasma e piastrine, ovviamente il peso deve essere leggermente maggiore, si tende ad avere almeno più vicino ai 60 kg. Le donazioni di plasma e piastrine possono essere fatte per le piastrine 6 volte l'anno, per il plasma anche una volta al mese, nel senso che con un massimo di 12 litri l'anno, insomma non facciamo questi livelli, quindi ci basterebbe insomma una volta al mese, è più che sufficiente. Quindi anche le donne, pur non potendo fare sangue intero più di 2 volte l'anno, ripeto, quindi con preferibilmente ogni 6 mesi, ma almeno con una distanza di 90 giorni, sempre per legge, da una donazione all'altra, possono eventualmente donare altri emocomponenti che sono più idonei alla loro struttura, sia corporea, sia proprio di femminilità. Per legge non si può iniziare prima dei 18 anni e l'età massima è sui 65 anni. Questo vale sia per gli uomini che per le donne, non c'è distinzione.
Quando un volontario si vuole approcciare alla donazione, deve sottoporsi ad una visita di idoneità, che comporta un colloquio con il medico, una visita medica, eventualmente la richiesta anche di esami strumentali come un elettrocardiogramma aggiuntivo per valutare appunto l'idoneità alla donazione e che tipologia di donazione può eventualmente riuscire a fare, perché vi sono dei limiti anche sempre di legge. La nostra attività è normata per qualsiasi azione noi facciamo, più di qualsiasi altra attività medica, e abbiamo dei canoni ben precisi per la selezione del donatore, perché in primis non possiamo nuocere al donatore. Quindi, oltre alla visita ed eventuali esami, vengono fatti anche degli esami del sangue per valutare innanzitutto i valori di emoglobina, cioè quanto la donazione può essere effettuata. Quindi per le donne deve essere superiore il valore di emoglobina a 12,5, per gli uomini a 13,5, per esempio. Viene valutato il ferro, quindi che riserve eventualmente di ferro ci sono nell'organismo, ma anche i parametri più normali, che possono essere il colesterolo, i trigliceridi, la glicemia, la funzionalità renale, e così via. Quindi vengono fatti degli esami per accertare che il donatore possa sottoporsi e quindi non trovare danno, diciamo, dalla donazione che gli viene proposta. Se c'è chi dona, c'è anche chi riceve il sangue. Abbiamo chiesto alla dottoressa Berti di descriverci, anche se in modo sommario, chi sono le persone, e in particolare le donne, che hanno bisogno della trasfusione. Per quanto riguarda l'utilizzo poi del sangue che preleviamo, ovviamente le maggiori patologie che ci sono riguardano soprattutto le malattie ematologiche, quindi le malattie del sangue, quando proprio il midollo non riesce assolutamente a riprodurre queste cellule e quindi la dipendenza diventa obbligatoria. E in questo caso diciamo che l'incidenza di queste malattie prese in toto è più o meno simile sia per il sesso femminile che per il sesso maschile. Lo stesso poi abbiamo tutte le malattie oncologiche, quindi le varie patologie a cui i pazienti si devono sottoporre a delle chemioterapie che spesso hanno un'azione distruttiva proprio anche a livello midollare, e quindi anche in questo caso dobbiamo sostituirlo con la terapia trasfusionale. Accanto a queste patologie, che sono patologie croniche, possiamo dire, ci sono ovviamente gli eventi acuti e quindi tutti i traumi della strada, gli incidenti vari, gli interventi anche di conservazione a livello ortopedico, che possono essere per esempio una protesi d'anca, una protesi di ginocchio. Insomma, tutte queste patologie ovviamente necessitano quotidianamente di supporto trasfusionale. Non mi sento di dire che c'è un'incidenza maggiore nelle donne, c'è forse sì, perché sappiamo che le donne vivono di media più degli uomini, quindi la necessità anche con l'età ovviamente aumenta, più per il sesso femminile che per il sesso maschile, ma in questo contesto io direi non tanto per le patologie, che possono essere più o meno le stesse, insomma, per entrambi i sessi. Ci sono delle differenze nel sangue tra uomo e donna? Il sangue delle donne sì, è uguale al sangue degli uomini, diciamo che però i canoni che ci sono diversi, come le dicevo prima. Le donne, proprio per la loro struttura fisica, hanno dei valori di emoglobina, quindi che è quella sostanza che trasporta l'ossigeno contenuta nei globuli rossi sulla quale noi ci basiamo per raccogliere il sangue, ovviamente è inferiore, ma proprio perché la struttura femminile è diversa da quella maschile, quindi solo in questi termini. Però le caratteristiche poi di funzionalità sono le stesse. Tra i diversi gruppi etnici? Il fatto che ci siano in questo momento storico di globalizzazione parecchi spostamenti ovviamente di persone di varie nazionalità comporta anche delle difficoltà a livello trasfusionale. Questo perché alcune etnie hanno delle caratteristiche antigeniche, quindi presentano degli antigeni diversi da quelli che sono le nostre. A parte il colore della pelle, a parte i capelli, a parte gli occhi, eccetera, vi sono anche a livello proprio di struttura
diciamo, del globulo rosso, di presentazione di antigeni del globulo rosso che sono diversi. E il fatto di non trovare sangue compatibile può creare ovviamente una difficoltà a trasfondere queste persone. È necessario pertanto che anche queste diverse etnie e queste diverse persone che vengono ad abitare nel nostro paese accolgano l'invito a venire a donare, proprio perché il fatto di avere sangue tipizzato di diverso da quello che è quella dell'etnia caucasica a cui apparteniamo noi è importantissimo, proprio per il discorso che le facevo prima, perché poi diventa difficile trasfondere queste pazienti, perché il nostro sangue spesso può risultare incompatibile con il loro, proprio per le caratteristiche antigeniche che abbiamo diversi gli uni dagli altri. Tutte le nazionalità, chiunque venga a donare, può eventualmente, dopo aver superato la visita, come le dicevo prima, di preidoneità per valutare se una persona è idonea, può venire a donare. C'è un'unica condizione, ovviamente, perché noi abbiamo necessità che il donatore sia cosciente dell'importanza dell'atto che fa e anche che dichiari esattamente quali sono le sue patologie e quali possono essere le controindicazioni alla donazione. Quindi è auspicabile che la persona straniera abbia conoscenza della lingua italiana e sappia ovviamente parlare, quindi per capire quello che c'è scritto sui questionari che vengono dati da compilare ai donatori, e soprattutto che abbia la possibilità di interfacciarsi con il medico in maniera da capire quali sono veramente gli impegni e quali sono le controindicazioni, ribadisco, a quello che è la donazione del sangue. Dopo aver raccolto queste preziose informazioni, abbiamo incontrato ed intervistato alcune donne dell'AVIS, donne di diverse età, professioni e nazionalità, che sono orgogliosamente donatrici del proprio sangue. Sono donatrice da più di un anno e veramente ho deciso, l'ho pensato da un bel po' di tempo, che volevo fare qualcosa per aiutare un po' la gente per il poco che posso. E mi sento bene con me stessa. Sono originaria di Albania e vivo a San Donato da più di 10 anni. E questa è la terza donazione che faccio. Finita la donazione ci si sente molto meglio. Almeno a me fa questo effetto qui, uscendo di qua mi sento di aver aiutato già qualcuno, quindi mi sento veramente bene. Per questo ho deciso di donare. Sono donatrice all'AVIS dal 2018. Ho deciso, ascoltando anche delle amiche che erano donatrici, e non ci ho pensato due volte, ho approfittato subito. Fino ad oggi ho fatto 6 donazioni. Di sangue, sì. Sono 12 anni che dono il sangue. Io l'ho donato già 7 volte. Per donare il sangue non servono grandi doti o coraggio. È un gesto fatto in sicurezza che non crea nessun problema di nessuna natura. Anzi, è un gesto importante perché ci dà la possibilità di donare una parte sana di noi a persone in sofferenza o in difficoltà. Ci vuole più coraggio, forse, a trovare una scusa per non andare a donare che non andare a donare direttamente. Mi fa stare bene, non solo perché so di poter aiutare qualcuno con un mio piccolo gesto che non mi provoca nessun tipo di fastidio o problema, ma posso anche aiutare me stessa e tenermi controllata in salute. Donare il sangue è un gesto che si fa in tutta tranquillità, in tutta serenità e senza nessun dolore né fisico e di nessun altro genere, e nessun effetto negativo successivo neanche. Ci sono infermieri che aiutano e c'è tutto un ambiente sereno dove affrontare questa situazione. Mio papà è donatore da tanti anni, anche mia zia, mio zio, e quindi è stato un po' un proseguire la tradizione di famiglia. Grazie per la vostra attenzione. Speriamo di avervi dato informazioni, testimonianze e motivazioni sufficienti per fare un altro passo in avanti. Contattare la più vicina sede AVIS per saperne di più e magari diventare volontari della donazione del sangue.